Oltre alla solita storia, è stato il convegno organizzato dal Centro Studi Onlus Cultura et Memoria di Ruvoli Puglia sabato 15 dicembre presso Palazzo Caputi. La serata, moderata dal presidente del Centro Studi Vincenza Tedone, si è aperta con un confronto tra la professoressa Monica Filograno, insegnante di materie letterarie in una scuola media e assessora alla cultura del comune di Ruvo, e il professor Claudio Rocco, docente di storia in un istituto superiore di secondo grado. La professoressa Filograno ha sottolineato l'importanza della storia al centro della didattica come metodo di ricerca per esercitare il pensiero critico. Secondo l'assessora, è necessario abituare i ragazzi a stabilire punti di contatto tra le categorie storiche e tra il passato e gli avvenimenti che si vivono nel quotidiano. Il professor Claudio Rocco ha presentato il suo particolare metodo di insegnamento, corredato da un manuale innovativo. Sì, il mio metodo è innovativo, ma nel senso che è comunque parte di un percorso che altri hanno sviluppato, magari forse non con la stessa consapevolezza, mi permetto di dire questo. Si parte da un criterio di scelta dello studio della storia e intanto anche da una differenziazione netta tra storia e storiografia. Non credo che il professore di scuola superiore debba insegnare a fare il mestiere di storico, ma deve insegnare la storia agli studenti. E il problema è che negli ultimi anni sembra che la storia stia diventando ostica quanto la matematica per gli studenti. Mi sono domandato perché, ma nella pratica del mio insegnamento ho potuto osservare che gli studenti non riescono a percorrere il filo delle vicende storiche. Il motivo è che da un lato i manuali lo spezzano tematizzando la storia e non percorrendo lo sviluppo delle dinamiche storiche con ampio respiro, con una prospettiva vorrei dire, di lungo respiro, e dall'altro perché viene completamente deprivata la storia della sua dimensione geopolitica. Gli avvenimenti naturalmente accadono in territori antropizzati e questa dimensione non può essere riservata a piccole tabelle qua e là che presenti nei manuali di storia. Deve essere una costante proiezione dell'apprendimento della storia stessa. Ecco, io non vorrei entrare troppo nei particolari, rischio di essere pedante, ma in questo consiste il mio approccio didattico più che intervento innovativo. Insomma, penso che un po' di novità ci sia in questa prevalenza del criterio geopolitico e nella costante proiezione del racconto geopolitico nella dimensione geografica. Insisto su questo aspetto, il racconto non si può soprassedere da questo punto di vista, perché altrimenti ne va il senso stesso dell'apprendimento storico. La seconda parte della serata è stata dedicata al nuovo volume del dottor Vito Ricci, Ruvo Medievale, che indaga una porzione di storia locale poco nota e pubblicato grazie al contributo dell'Hotel Pineta. Hanno presentato il volume due docenti dell'Università degli Studi di Bari, la professoressa Sylvie Pollastri, specializzata in storia angioina, e il professor Pasquale Cordasco. Il Medioevo è un periodo di 1000 anni, tanto per cominciare, circa 1000 anni. E ovviamente un periodo così lungo non possiamo mai bloccarlo con una definizione di una parola o di due parole. Questo vale per il Medioevo, vale per qualsiasi altra epoca storica. La visione del Medioevo come secoli bui è chiaro, è nata soprattutto nel secolo scorso sulla base di tante motivazioni. Bisogna rivalutarlo, per esempio nel Medioevo c'è la Divina Commedia, c'è Boccaccio, ci sono molte invenzioni, noi vabbè, siamo umanisti letterati, ma sul piano scientifico il Medioevo è stato importante, ci sono stati grandi progressi nella matematica, dunque è un'epoca che ha i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi. D'altra parte tutta la civiltà si basa su una evoluzione, su un progresso continuo, non possiamo istituire steccati. Il lavoro di Vito Ricci ha offerto spunti per la realizzazione di un'originale incisione realizzata con la tecnica dell'acquaforte,
raffigurante un fregio della trifora del castello e il più antico dei grifoni posti accanto al portale maggiore della cattedrale romanica di Ruvo di Puglia. A realizzare quest'opera d'arte, intitolata Echi medievali, è stata la dottoressa Elisabetta Anna Serafino, artista ruvese. L'occasione è stata propizia per il Centro Studi per ringraziare quanti hanno supportato l'iniziativa e per creare ponti con le istituzioni, come il Parco dell'Alta Murgia, che con il presidente Cesareo Troia si è impegnato nel supportare altre iniziative simili nella città di Ruvo e negli altri paesi del parco.